Incredibile ciò che è successo, perché io volevo fare il video su Fabio Fognini pochi minuti fa, ma dovevo aspettare la fine della partita di Roger Federer, un eterno Roger Federer, un Roger Federer che faticando, rivedendo i fantasmi degli US Open contro John Millman, un grande John Millman. Fa una rimonta incredibile nel super tiebreak finale da sotto, era sotto 4-8, vince 10-8 nel super tiebreak, elimina l'australiano, vola agli ottavi di finale dove affronterà Marton Fucsovics, quindi sarà questo l'ottavo di finale, il quarto di finale poi sarà il vincente tra Fognini e Sandgren, il vincente tra Roger Federer e Marton Fucsovics, di conseguenza insomma. Se si prospettasse un Fognini Federer ai quarti di finale, un quarto di finale scoppiettante, insomma, si prepone davvero in quella parte di tabellone. Ma parliamo velocemente di Roger Federer per poi magari dare più spazio a Fabio Fognini, un Roger Federer che ha fatto tanta fatica, molto falloso, evidentemente anche imballato negli spostamenti, il che può essere comunque comprensibile, siamo al primo torneo dell'anno, la forma ancora non è ottimale per King Roger Federer, però è un Roger che ha tanto carattere. Un Roger che ha testa, un Roger che non molla mai, fino in fondo, si scuote, si carica, lo vediamo proprio dentro la partita, evidentemente. E partite del genere, insomma, non tanti giocatori probabilmente le avrebbero recuperate contro un avversario che peraltro aveva giocato una stop volley stratosferica sul 5-4, che insomma aveva un po' testimoniato che oggi a Millman gli riuscisse un po' tutto, perché insomma ha giocato una partita sontuosa l'australiano a livello atletico, straordinaria, solidissimo rispetto a un avversario appunto invece in una giornata piuttosto negativa, ma nonostante ciò Roger contro tutti è andato a prendersi questa vittoria, di conseguenza grande grande Roger, che non vuole mollare, non vuole demordere, nonostante le normali difficoltà dell'età, nonostante le normali difficoltà che possono esserci comunque nel mese di gennaio. Re Roger non demorde, Re Roger non demorde, Re Roger mette gli artigli sulla vittoria che stava scappando di mano, mette gli artigli e con questa artigliata se la va a prendere, resta attaccata agli Australian Open, resta attaccata all'Australia dopo 4 ore di lotta, quindi onore al re, onore al sovrano. Ha vinto anche Fabio Fognini, davvero manifesta superiorità contro un Guido Peia, praticamente a parte il primo set mai entrato in partita, grazie a un Fabio Fognini finalmente straordinario, finalmente continuo in tutta la partita, perché l'avevamo parlato anche l'altro giorno, Fabio sia contro Pelka negli ultimi 3 set, sia con Thompson nel secondo set, nel super tiebreak del quinto set, aveva giocato una partita sontuosa, ma oggi lo ha fatto finalmente con continuità, lo ha fatto per 3 set con un primo set molto equilibrato, deciso dai dettagli, e poi il tiebreak che davvero va a certificare la superiorità odierna di Fabio rispetto al suo avversario, ha proprio dimostrato e palesato quanto Fabio oggi fosse superiore al suo avversario, 7-0, e quello è ovviamente stato un parziale che poi chiaramente atterrato moralmente Peia per il resto del match, dove Fabio davvero ha fatto vedere perle del suo vastissimo e splendido repertorio, insomma Fabio davvero oggi ha dato sfoggio alla sua immensa classe e davvero a tutto il suo capitale, a tutto il suo potenziale, ha davvero dato spettacolo sulla Melbourne Arena oggi, davvero un Fabio stupefacente per la facilità con cui è andato a prendersi questa vittoria, perché comunque appunto l'avversario era ostico, l'avversario era da temere, perché Guido Peia, insomma, un giocatore che sul veloce si sa ben disimpegnare. Doveva fare la partita Fabio, perché altrimenti comunque Peia la metteva sulla lotta, la metteva sugli scambi lunghi, la metteva sulla battaglia, perché chiaramente Peia magari
cercava di allungare la partita anche per sperare magari in un calo fisico, viste le tante energie sprecate da Fabio negli scorsi giorni, ma Fabio ha fatto la partita. Fabio ha fatto la partita oggi finalmente nel bene, perché lui la sa fare nel bene e nel male, oggi l'ha fatta soltanto nel bene, ha fatto la partita, ha sfoggiato appunto tutta la sua classe e sverniciato il suo avversario di vincenti continui, davvero. Oggi è riuscito di tutto. E questo Fabio, con questa profondità, con questo, con questo arsenale vastissimo di colpi, può tranquillamente mettere in difficoltà anche questo Federer. Mi sembra una cosa chiara. Non mi voglio esaltare, perché Fabio comunque ci ha sempre abituati a giocare bene una partita e l'altra è impresentabile. Però Fabio, se resta concentrata, ha un'occasione di tabellone straordinaria, perché Sandgren è vero, è in forma, è un avversario che Fabio comunque soffre, che l'anno scorso lo ha sconfitto al terzo turno a Wimbledon. Però un ottavo di finale slam con Sandgren è tutt'altro che da buttare, come poi un quarto di finale con questo Roger Federer, un Roger Federer estremamente zoppicante. Può essere davvero l'occasione della vita per Fabio Fognini, ne ha sprecate tante. Adesso, ancora una volta, a 32 anni suonati, arriva un altro treno da cogliere al balzo per Fabio, per conquistare il secondo quarto di finale a livello slam. Peraltro lui i quarti di finale non li ha mai giocati, perché anche quella volta che li raggiunse al Roland Garros fu costretto a dare forfait per l'infortunio rimediato nella partita precedente. Di conseguenza, insomma, speriamo davvero di vedere finalmente un Fabio Fognini ai quarti di finale Slam. Stanotte, la prossima notte alle 1, sulla MCA aprirà il programma la campionessa del 2016 Angelique Kerber contro Camila Giorgi. Una partita tutta da gustare, perché l'Italia ancora è presente in questa stagione. Siamo al quarto turno con Fabio Fognini, potremmo essere anche al quarto turno a livello femminile con Camila Giorgi. Di conseguenza, l'Italia e la fiamma italiana a Melbourne è ancora viva. Fatemi sapere invece voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate anche un mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Sempre forza a tutti gli azzurri e arrivederci al prossimo video.